questa era Dolphins Dance di Sebastiano Fattoni dalla colonna sonora di Abyss Clean Up, e abbiamo al telefono il regista Igor D'India. Buongiorno. Colui che ha creato questo progetto, questo film, questo documentario. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, Igor, noi abbiamo avuto modo ovviamente di vedere questo documentario prima di parlare con te e siamo rimasti veramente colpiti. Sì. Tra l'altro, ti ripeto, noi prima abbiamo fatto una recensione di Oceania 2 e stavo facendo il paio, diciamo, non so che cosa ci... Credo che anche loro abbiano dei grossi problemi da questo punto di vista. Ora non so nello specifico la situazione dei rifiuti, ma so che dal punto di vista ambientale c'è un grosso problema anche in Polinesia per quanto riguarda la sopravvivenza dei microrganismi o dei coralli anche. Quindi diciamo loro la vedono dal punto di vista molto fantasioso e del cartone animato, però sicuramente il paio si può fare, si può anche fare. Certo, certo. Senti, vai, tranquillo. Sì. No, diciamo, Abyss Clean Up, noi in realtà abbiamo girato ovviamente in Italia, però come si dice appunto nel documentario, le situazioni che abbiamo filmato noi si riscontrano un po' ovunque nel mondo, no? Dalla Corea alla Cina, agli Stati Uniti, quindi è molto probabile ci siano situazioni simili anche nel Pacifico. Certo, certo, assolutamente. La storia possiamo tranquillamente definirla in una frase, e sarebbe la semplificazione della semplificazione, ma dire che si racconta i processi di pulizia dei fondali marini, solo questo porta con sé una serie di problemi giganteschi. Immaginare che si deve filmare e raccontare progetti, perché sono sono 4 anni di progetti e riprese, giusto? Sono un sacco di tempo. E sì. Si entra in un anche a livello proprio di come dire, difficoltà tecnica, più che difficoltà tecnica, coinvolgimento emotivo gigantesco, sì, sì. Perché tutto tra l'altro si svolge in Italia, sì. Quindi sì. Vediamo l'Italia da una prospettiva assolutamente inedita, sotto il livello del mare, molto sotto, si parla di abissi perché si va molto, molto giù, ma troviamo cose... In locandina vedo un orsacchiotto, sì. Ma si vedono cose molto grosse, a volte anche delle macchine, e non dico altro perché non voglio spoilerare. Se volete, se questa chiacchierata vi interessa e volete vederlo anche questo sul grande schermo, perché le immagini sono veramente, come dire, possiamo dire scioccanti, se non veramente travolgenti, lunedì 2 dicembre al Nuovo Cinema Aquila, Igor D'India sarà presente al cinema e mostrerà il film sul grande schermo. Partiamo da come è nato questo progetto, Igor, raccontaci un po', perché c'è un innesco non proprio specifico, cioè ti sei un po' imbattuto. Sì, esatto, io ero appena tornato da un altro progetto, avevo appena concluso un altro progetto che si chiama The Raft Makers, in cui avevo girato dei fiumi in zattere in giro per il mondo con zattere, diciamo, di emergenza, per vedere proprio come cosa rimane dei nostri fiumi, no, del rapporto ancestrale uomo-fiume, e avevo visto ovviamente lo stato di degrado, no? Sono andato in giro per 3 continenti e ogni fiume aveva ovviamente insomma delle sue caratteristiche belle, diciamo così, anche aveva una storia particolare, però aveva anche tanti rifiuti in alcune zone, addirittura c'erano proprio degli scarichi chimici, insomma, parlo anche di fiumi italiani, non solo quindi fiumi dall'estero, ma anche fiumi in Italia. E dopo questa esperienza c'era quel solito momento creativo, cioè un buco creativo, dicevo, mo che faccio? E mi è capitato per puro caso un articolo, una pubblicazione scientifica del CNR, che riportava il ritrovamento di un ammasso di rifiuti gigantesco sui fondali dello stretto di Messina, a profondità importanti, quindi parliamo di oltre 600-1000 metri. E ho detto, ma com'è possibile che anche negli abissi arrivino questi rifiuti? Quindi per pura curiosità ho contattato gli autori di questo articolo, di questa pubblicazione scientifica, sono andato a trovarli appunto a Roma, all'Università della Sapienza, e mi sono fatto raccontare un po' questo fenomeno. Io sono rimasto sconvolto perché, cioè, comunque da siciliano non avevo idea che i rifiuti potessero arrivare a quelle profondità e con queste dinamiche. Quindi diciamo ho cominciato un po' intanto a fantasticare. Considerate che io quando sono arrivato lì avevo un po' questa idea nel retrocranio, ho detto vabbè, adesso
questi scienziati ce li riporto io a fare questo, come dire, a guardare i rifiuti di nuovo a Messina, no? A 600-800 metri di profondità, organizzo una spedizione, ce li porto io, ma non avevo idea di quanti soldi, quante risorse, quanti mezzi ci vogliono per organizzare una spedizione di questo genere. Sì. Infatti quando io ho fatto la proposta, ho detto, ma vi piacerebbe tornare lì con me? Loro mi hanno guardato e ho detto, o è miliardario o è scemo. Così. E poi in realtà da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme, abbiamo cominciato a fare una serie di progetti, una serie di idee. Ci ho messo 4 anni poi a portarli veramente a Messina, perché appunto ho dovuto realizzare quanti soldi ci vogliono, quanti mezzi ci vogliono, quali mezzi ci vogliono, e nel frattempo però ho preso il brevetto da sub, ho preso l'attrezzatura subacquea e ho cominciato da profondità inferiori, quindi dai 20 metri di profondità. C'è una componente tecnica appunto a cui facevi riferimento tu, che è anche un po' quella che dà il ritmo temporale a questo documentario, perché effettivamente voi avete dovuto combattere un po' contro il tempo per avere la tecnologia a disposizione per un certo periodo, perché non è che appunto proprio per una questione economica non è che potevate tenere questo robottino, questa sorta di robottino, che lo chiamo così, ma in realtà appunto ha una maggiore dignità sicuramente della parola robottino, per un periodo di tempo limitato, e poi appunto succedono tutta una serie di ci sono una serie di ostacoli che sono anche prevedibili, perché appunto parliamo di cercare un po' di mappare, poi correggimi se sbaglio, la disposizione e l'entità di questi rifiuti in modo tale più che altro solo da averne contezza, perché non si tratta qui di togliere delle cose, perché poi anche lì entra in gioco tutto un discorso legato agli habitat. Io ho capito che su certe cose è come se si fosse creata una sorta di natura attorno, poi me lo spieghi forse tu meglio, per cui non è che si può semplicemente andare lì e dire vabbè, il copertone l'ho visto, prendo e lo levo. No, non funziona così, ecco. Esattamente. Sì, in questo diciamo hai già praticamente sottolineato due dei problemi principali, diciamo, che abbiamo poi notato in questa scoperta di questi 4 anni. Cioè, il primo, è molto difficile organizzare queste spedizioni, e quando dopo 4 anni sono riuscito a mettere su il team, no, insieme anche a Sea Shepherd Italia, che ci ha fornito l'imbarcazione, gli stessi ricercatori del CNR sono venuti a bordo, quindi hanno fatto il team scientifico, la crew per fare il documentario, insomma, ho messo insieme tutte queste figure. Poi però non avevamo un mese per fare la nostra ricerca, cioè il nostro budget andava bene per 4 giorni effettivi di esplorazione, quando normalmente chi fa questo lavoro si sta almeno 2 settimane in loco, perché comunque lavori soprattutto a Messina in tratti di mare molto trafficati, ci vogliono dei permessi, ci sono correnti forti, ci sono guasti continui di questa tecnologia, perché è elettronica che va sott'acqua a grandi profondità, quindi per quanto professionale il team e i mezzi, però c'è sempre l'incognita, no, del guasto, che sono capitati ovviamente. Sì. E un altro problema che dicevi giustamente tu è noi a quelle profondità possiamo solo andare a vedere, ed è già tanto che andiamo a vedere, e non possiamo raccogliere. In questo vale in generale anche per i rifiuti che a volte troviamo magari a 20-30 metri, non possiamo raccogliere alcune tipologie di rifiuti che sono ormai completamente colonizzati dalla vita, perché rischiamo di fare nuovamente danno. Cioè, una volta abbiamo inquinato, il mare si è ripreso quell'oggetto, l'ha trasformato in colonia, in casa per degli organismi. Se noi andiamo a distruggere nuovamente questo ecosistema che si è creato sopra il nostro rifiuto, facciamo più danno che altro. E questo vale soprattutto per le reti da pesca. Per esempio, con l'operazione Ghostnet e Sea Shepherd noi andiamo spesso a rimuovere delle reti fantasma dai fondali, però spesso queste reti le troviamo completamente concrezionate o completamente ormai attaccate magari a uno scoglio, a una secca, quindi c'è cresciuta la vita sopra, che magari sono molto vecchie. Ecco, lì non si può intervenire, la rete deve star là. Mentre invece quando sono pescanti, quando sono aperte, quando ancora fanno danno e uccidono, continuano a uccidere sott'acqua, ovviamente quelle si devono rimuovere. E c'è aggiungo anche un altro problema che nel documentario dobbiamo solo trattare marginalmente per ovvi motivi anche di tempo, è che a livello legale, quando poi andiamo a ripulire dei fondali accessibili dai subacquei, per esempio a 20-30 metri di profondità, non possiamo neanche rimuovere tutto. Perché poi questi rifiuti, una volta che arrivano a terra, dove li metti? Smaltire il comune. Quindi il comune può smaltire quel rifiuto lì? Sì, no, non possiamo portarne troppi, perché sennò sarà la tari del comune. Cioè, ci sono rifiuti pericolosi, certo, altri che dobbiamo solo segnalare, perché
se li tiriamo fuori, magari non so, pensa a un bidone forato, tu lo tiri fuori dalla sabbia, cominci a perdere dell'olio, dell'acido mentre lo tiri su, è un disastro, è pericolosissimo. Certo. E pensare che stava sott'acqua, esattamente dove certo. magari la caletta preziosa o... È veramente un documentario avvincente, non tanto... Cioè, se si mantiene il distacco che quello è il mare nostro, il luogo dove magari passano, si cibano i pesci che poi noi mangiamo, esatto. oppure dove appunto andiamo a fare il bagno, oppure se si mantiene questo distacco diventa veramente un film d'avventura quasi all'Indiana Jones. Basti non pensare. È facile però ovviamente, non perché è, comunque non sono zone che tutti in qualche modo o riconosciamo o comunque... sappiamo no, essere nostre e anche se poi secondo me questo discorso è molto relativo soprattutto da quando si è percepita la gravità anche della crisi climatica e in generale di quanto gli ambienti siano tutti collegati per cui sì. che si tratti di appunto casa nostra o le isole Samoa in realtà poi la natura è tutta una insomma e quindi il conto torna da una parte o dall'altra. E questo è abbastanza chiaro secondo me anche perché per esempio gli organismi che fanno che vivono questo mare fanno dei viaggi enormi no? Quindi magari hanno visto parti del mondo che noi non abbiamo visto per poi magari finire come succede come raccontate anche nel documentario spiaggiati perché hanno perso sì, infatti, esattamente come il Capodoglio Siso la storia assurda del Capodoglio Siso di Carmelo Isgro che è appunto diciamo, una delle storie secondo me più toccanti più impattanti nel documentario di questo Capodoglio ucciso da una spadara, una rete che rimane arrotolata sulla coda per giorni il Capodoglio muore per sfinimento ma poi diciamo Carmelo Isgro, questo ragazzo di Capominazzo lo trova sulla spiaggia e decide di appunto prendere il suo scheletro e metterlo in un posto in cui chiunque possa guardarlo, ammirarlo, quindi si fa questo lavoro assurdo praticamente di ripulire questa carcassa gigante e mettere questo scheletro da qualche parte, alla fine viene creato proprio un museo intorno a questo Capodoglio Siso. Il Muma. E il Capodoglio Siso muore anche, a quanto pare era già comunque debilitato perché nel suo stomaco sono stati trovati oggetti che poi vengono appunto dalle fiumare che scaricano poi rifiuti anche negli abissi di Messina, dove probabilmente si vanno anche a nutrire i capodogli, e nel suo stomaco c'erano oggetti da giardinaggio, c'erano vasetti, c'erano sacchi di plastica, e quindi siamo tutti collegati, cioè un nostro gesto di incuria verso l'ambiente, di danno verso l'ambiente, come può essere buttare un sacchetto in un torrente asciutto a luglio, può diventare, cioè può uccidere magari un capodoglio o degli animali, tra sei mesi, tra un anno, magari animali che vivono a chilometri di distanza da quel torrente, negli abissi marini, che si vanno poi a spiaggiare da un'altra parte. È difficile anche collegare questi eventi, perché sono difficili da studiare, però insomma ci stiamo provando almeno a raccontare quello che possiamo vedere. Come sta proseguendo questo progetto? Perché ti ha cambiato la vita in qualche modo. Sì, mi pare di capire, perché continui a usare il noi, andiamo, noi, per cui ho come la sensazione che tu sia rimasto coinvolto, giustamente, nel progetto. Beh, era necessario, secondo me, dopo quello che ho visto, ma veramente già dal primo anno sott'acqua, era necessario dare continuità, perché ho detto io non posso fermarmi a fare un documentario, è finito il documentario, poi che si fa? Cioè, dobbiamo comunque... onorare tutta questa rete di vita, come dice anche appunto Carmen Isgro nel documentario, no? Che bisogna riuscire a convertire le reti di morte in reti di vita. Quindi la rete di vita è tutta la connessione tra i volontari subacquei, gli scienziati che si sono uniti durante questo documentario, si sono conosciuti durante questo progetto, e quindi abbiamo deciso di fondare intanto l'associazione Abyskin Up, che è una APS, quindi un'associazione di promozione sociale. E che continua a fare appunto dei clean up sott'acqua dove possibile, o continua a organizzare, questo lo stiamo facendo per i prossimi anni ovviamente, anche delle esplorazioni degli abissi, delle esplorazioni dei fondali con degli scienziati, proprio per supportare il loro lavoro, che è già molto difficile, che comunque segue delle dinamiche spesso statali, no? Grandi progetti, quindi è molto lento, e noi proviamo a dare supporto in questo senso. E quindi diciamo si spera di continuare. Noi ovviamente adesso abbiamo dei soci, abbiamo dei partner, lavoriamo con Sea Shepherd Italia anche diciamo per
supportarli anche sull'operazione Ghostnet, per esempio, anche come reparto, io sono volontario di Ghostnet, quindi diciamo abbiamo deciso anche con altre associazioni di dimenticarci delle bandiere, dei loghi, dei sponsor, comunque fare qualcosa insieme. Ho detto, vabbè, senti, c'è la toglia questa rete, andiamo, lo sponsor c'è tu, vabbè, dai, vengo anch'io, non ti preoccupare. Cioè, è una collaborazione, secondo me, vincente. La stessa cosa con col CNR e con gli scienziati. Cioè, noi proviamo a supportare quanto possibile. L'obiettivo è riuscire a portare a casa dati, portare a casa rifiuti, studiare il fenomeno e creare comunque della sensibilità nel frattempo, perché poi parliamo con le scuole, parliamo con i comuni, lavoriamo con dei diving, quindi è un processo per me che durerà tutta la vita. Certo. A proposito di questo, sono molto contento che sia nel documentario ma anche nella proiezione romana saranno presenti Martina Pierdomenico e il professor Francesco, la dottoressa Martina Pierdomenico e il professor Francesco Latino Chiocchi dell'Università della Sapienza di Roma, ma soprattutto nel documentario e appunto anche con la presenza della dottoressa Pierdomenico, il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici è proprio palpabile. Si esce completamente e viene disintegrato completamente lo stereotipo del ricercatore con l'alambicco, semmai qualcuno ancora ce il l'avesse, camice diciamo. Bianco, l'occhialetto, il blocco note, perché appunto oltre a essere letteralmente in mezzo all'azione, si vede letteralmente cosa e come incide nella realtà. E appunto, a me ha colpito molto anche l'entusiasmo delle scoperte, quando o la sorpresa, perché chiaramente la scienza ha molto a che fare con la curiosità, io credo, e anche molto con la sorpresa, appunto, perché se uno studia è per scoprire cose che non sa, chiaramente, no? E quindi l'impatto delle cose viste sulla studiosa e in generale sugli scienziati è anche una cosa molto bella da vedere. Tu come l'hai vissuta come questa parte? Io intanto ti dico, poi io lì mi facevo da parte, no? Perché dovevo filmare, cioè io non risolvo neanche un problema durante il film, io metto insieme le persone che sanno fare le cose, le filmo e racconto veramente quello che sanno fare. E proprio in questo senso, dottoressa Pierdomenico, che era a bordo con noi con Sea Shepherd, ma anche la comandante Roberta Pietrasanta dell'imbarcazione, c'è una scena incredibile della Conrad, no? Che risolve un sacco di problemi, cioè queste sono delle figure pazzesche. È proprio l'entusiasmo che ha dimostrato la dottoressa Pierdomenico nelle sue scoperte. Considerate che lei è una persona che guarda fondali e guarda materiale ROV per centinaia di ore durante l'anno, quindi vedere una persona che comunque è già abituata a un certo tipo di operazioni, anche di scoperte, vederla così entusiasta a trovare, appunto come è successo anche durante la nostra esplorazione, un corallo raro, vedere uno squalo che spunta, cioè, e comunque per me è stato fantastico. E poi appunto la storyteller mi entusiasma ancora di più, perché vedo delle reazioni molto genuine. Infatti, oltre diciamo a essere fortunati che le persone a bordo fossero così espressive, secondo me è anche bello riuscire a sottolineare questa parte del loro carattere, appunto anche per distruggere questo cliché del ricercatore topo da laboratorio che non esce mai. Loro fanno ovviamente, hanno tante scartoffie da fare, perché comunque per finanziare i loro progetti o fare i report hanno un macello di lavoro di desk da fare. Però quando poi li metti in campo sono veramente delle figure, a mio avviso, molto affascinanti e appunto di entusiasmo, di passione contagiosissime, veramente. Anche per esempio il team di biologi marini che ha portato a vedere per esempio le balene in una delle scene del film, anche queste sono persone che potrebbero, cioè fanno tanto lavoro di desk, ma stanno in mare tantissimo e potrebbero parlare per mesi di cetacei, di balene, ma senza prendere fiato proprio. Tra l'altro, questo per me è stato veramente arricchente. Se queste parole non sono state abbastanza per invitarvi innanzitutto ad andare il lunedì 2 dicembre al Nuovo Cinema Aquila, il tuo film, il tuo documentario si può vedere da qualche altra parte se non sia a Roma, o dobbiamo invitarti? State organizzando una distribuzione? Allora sì, è in mano alla distribuzione per quanto riguarda il taglio cinematografico. Al momento noi diciamo giriamo per le città che ci hanno disponibilità del cinema, organizziamo quindi questo tour. Adesso appunto siamo a Roma, poi siamo subito il giorno dopo a Ravenna, organizziamo dove è possibile la proiezione sia con il cinema, quindi con diciamo il pubblico serale, sia con le scuole
la mattina prima o quella dopo. E stiamo organizzando un tour in Italia che penso continuerà anche l'anno prossimo, perché ormai siamo a dicembre, quindi i cinema hanno anche i cinepanettoni, no? Perché, cioè, sono usciti questi film incredibili della Disney, quindi giustamente hanno, diciamo, altre priorità. Però continueremo l'anno prossimo, e poi uscirà in televisione anche l'anno prossimo, un taglio da 52 minuti, e poi comunque per le scuole, per esempio, che non possono venire al cinema, non hanno un cinema in zona, comunque vogliono vedere il film, noi chiediamo sempre di contattarci a questa mail della distribuzione, che è popcult@gmail.com, diciamo, segnalarci che vogliono vedere il film, e noi diamo a disposizione un link con una piccola fee simbolica per un noleggio di qualche giorno, dove lo possono vedere online. Io posso intervenire anche da remoto. Benissimo. A parlare con i ragazzi, per esempio, se hanno delle domande, se hanno delle curiosità. Quindi presto sto prendendo questo giro qui. È assolutamente sarà. Comunque, se cercate Abyss Clean Up su, insomma, online, trovate tutto quanto, tutti i riferimenti. Se volete avere anche un più cinematografico, sappiate che le immagini e anche le tecnologie che vedete in questo Abyss Clean Up sono più o meno le stesse che ha creato oppure ha impiegato James Cameron per creare la preparazione a Titanic, ma anche il progetto Folle, che l'ha visto addirittura in prima persona protagonista, successivo, cioè dell'esplorazione proprio del Titanic. Quindi vedere, appunto, ripeto, gli abissi di casa nostra fa veramente, veramente, veramente molto effetto. E quindi grazie. Grazie mille a Igor Dindi. Abbiamo parlato di Abyss Clean Up, il progetto e documentario. E c'è una seconda scelta, sì, musicale? Sì, prima appunto abbiamo sentito Dolphins Dance di Sebastiano Fattoni dalla colonna sonora del film. Ma adesso ci sono gli Interrupters. Perché? C'è un motivo molto preciso, giusto? C'è un motivo molto preciso, perché è una canzone che piace moltissimo a mia figlia Mimosa, che ha 4 anni, a cui ho dedicato il film. Sì? Che è un pezzo punk in realtà, un po' anarchico. Mi fa molto ridere che quando parte questo pezzo, che a volte ascolto, io si mette a ballare come una pazza, quindi lo volevo dedicare così in chiusura. Benissimo. Giusto, giustissimo. Grazie, grazie Igor, molte. A presto. Grazie a voi, grazie mille, a presto. Ciao. What's your plan for tomorrow?